Isola dei famosi, scampato pericolo per Riccardo Fogli, cosa ha rischiato? Isola dei famosi, scampato pericolo per Riccardo Fogli, cosa ha rischiato? Riccardo Fogli, 71 anni, è sicuramente uno dei protagonisti dell'Isola dei famosi edizione 2019. L'ex icona dei Pooh ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane, vuoi per il presunto tradimento da parte della giovane moglie Karin Trentini, 40, vuoi per le dure parole da parte di Fabrizio Corona, rivolte al povero Riccardo. Nadia Accardi, inviata della nota rivista settimanale Grand Hotel, ha voluto approfondire la questione, chiedendosi se Riccardo Fogli avesse potuto rischiare qualcosa dopo le pesanti affermazioni dell'ex re dei paparazzi. Proprio per questo ha deciso di intervistare il professor Fabio Magrini, 73, noto cardiologo che professa la sua professione presso il Centro SUMED di Milano. Isola dei famosi, Riccardo Fogli ha rischiato un infarto. Riguardo le forti affermazioni da parte di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli, ecco cosa ha dichiarato il professor Fabio Magrini. Sì, ricevere una brutta notizia improvvisamente, può essere fatale per il nostro cuore. Di fronte a un evento violento e inatteso, il nostro organismo reagisce infatti producendo adrenalina, una sostanza che fa innalzare la pressione sanguigna e fa restringere le arterie, strizzandole fino a provocare, nei casi più gravi, l'infarto. Nadia Accardi ha chiesto al professor Magrini se tra questi eventi inattesi sia contemplato anche il tradimento. Il cardiologo ha annuito. Altro che, scoprire che la propria donna o il proprio uomo ti tradisce è in cima agli eventi definiti stress acuti, quelli cioè che possono mettere a serio rischio la salute del nostro cuore. Parole crude quelle di Corona. Di base, venire a conoscenza di un tradimento da parte del proprio partner, può essere altamente traumatizzante. Il tutto risulta ancora più dannoso per la salute, quando colui che informa del fattaccio, lo fa con parole dure che colpiscono nell'animo. Non a caso, le parole ciniche di Fabrizio Corona, che ha dato a Riccardo Fogli del vecchio e tradito, hanno suscitato l'antipatia e lo sdegno di numerosi telespettatori. Qualche settimana fa, abbiamo assistito probabilmente ad una delle pagine più vergognose della TV italiana degli ultimi anni. Fogli, uomo anziano e stanco, nonostante tutto ha dimostrato una vitalità ed una determinazione mai viste. Il cantante si è detto sicuro della fedeltà della moglie Karin ed ha addirittura sfidato a duello Corona con tali parole. Scelga lui l'arma, coltello, pistola o pugni, io non ho paura. La sorpresa di Robby Facchinetti. Dopo il duro scontro con Fabrizio Corona, finalmente Riccardo Fogli ha avuto modo di ascoltare una voce amica, quella di Robby Facchinetti. Il suo amico e collega gli ha infatti inviato un videomessaggio in diretta e colmo di affetto, in cui ha detto: questo mio messaggio è per dirti che stai andando fortissimo. Hai conquistato tutti e tutti ti vogliono bene. Per Robby, Riccardo continua ad essere Riccardo dappertutto, sull'Isola dei famosi, sul palco ed anche tra la gente. Il padre di Francesco Facchinetti ha ulteriormente incoraggiato l'amico, dicendogli che al suo ritorno in Italia gli attendono tante cose bellissime.
ed anche noi auguriamo al diretto interessato che sia davvero così. Forza Riccardo!